canale, preparatevi perché questa sarà la settimana degli haul. Iniziamo con questo di oggi, poi ce ne sarà uno tipo martedì, poi un altro tipo giovedì. Mi pentirò di questa cosa, però l'ho detto, ormai l'ho detto. Nel video di oggi faremo un try on haul esclusivamente di costumi. Se mi vedete bianca è perché sì, sono bianca. Non ho ancora fatto un giorno di mare, sono stanchissima, non vedo l'ora di fare un po' di relax, mare, anche soltanto piscina, mi accontento, ma quest'anno zero. Siamo al 20 luglio e io non ho ancora preso il sole una volta, crema solare non so che cosa sia, però vabbè, visto che forse siamo agli sgoccioli, ci sta questo haul assurdo di interamente costumi. Che vedrete in questo video, che giuro vi faccio vedere a breve, vengono da un sito che si chiama Capshi. È la prima volta che ordino da questo sito, mi sono trovata molto bene, quindi mi sento di consigliarvelo perché i capi sono di un'ottima qualità, i prezzi sono moderati, arrivano semi rapidamente, in 2 settimane circa. Per quanto riguarda le taglie, prendete la vostra, cioè se in Italia avete una S prendete la S perché sono assolutamente fedeli, anche perché per esempio di alcune cose ho preso una taglia un po' più grossa perché avevo paura di non entrarci, in realtà questi capi mi sono leggermente grossi, infatti devo portarli subito dalla sarta perché mi piacciono da morire, quindi devo assolutamente indossarli al mare, quindi appunto come consiglio tenete la vostra taglia, non esagerate perché altrimenti sono un po' grandini, ma direi di cominciare subito. Ho già caldo, che bello fare così, c'è aria. Tutti i costumi arrivano dentro questi sacchettini logati, appunto con la scritta Capshi. Sono fatti molto bene, tutti i costumi hanno anche etichetta, eccetera. E questo è il primo costume. Dovete sapere che io sono in fissa con i costumi interi / semi interi, e quindi in questo haul ne vedrete parecchi. Il primo costume è questo qui, rosso, con tutte queste balze. Questo è uno dei miei preferiti. Allora, è molto coprente, nel senso copre molta parte del corpo, però ci sta assolutamente, mi piace veramente veramente tanto. C'è il fiocchetto qui che si può stringere a piacimento anche per adattare meglio il costume al seno. La mutanda dietro non è fra le più piccole, ma non è neanche esagerata. Vi farò vedere alcuni capi che hanno il pezzo sotto un po' grande per i miei standard, e proprio per questo anche li porterò dalla sarta a far aggiustare anche in quella zona lì. Però comunque quando ho ordinato sul sito si vedeva che la mutanda era così. Dipende da come vi piace, ecco. A me piacciono i pezzi di sotto un po' striminziti, ecco, penso che valorizzino meglio il corpo, però ognuno ha i propri gusti e quindi conosco tantissime persone che preferiscono stare un po' più coperte. Quindi questo è il primo e ci è piaciuto veramente tanto. Poi questo è meraviglioso. Allora, la parte di sopra sembra quasi un toppino, infatti devo dire la verità, lo metterei anche per uscire, perché è fatto così, ok? C'è il tessuto del costume, tipo un po' impermeabile, avete presente, no? La sensazione. Però si può assolutamente mettere in giro perché è un crop bellissimo, di questo bel verde arricciato sul davanti e i volant sotto. La parte di sotto è una parte di sotto molto molto vita alta, per quello vi dicevo semi interi, perché messo insieme, come state vedendo in questo momento, il completo sembra un costume intero. In questo caso la parte di dietro è un po' grossina, però è ovvio che è un costume molto retro, a vita alta e assolutamente in mood con lo stile, quindi mi è piaciuto con tutte queste foglie verdi che riprendono il pezzo di sopra, bellissimo. Questo è un altro tra i miei costumi preferiti, peccato veramente che è un po' grossino, perché ho preso una L di questo, cioè sono io scema probabilmente, però io ho sempre un problema sulla parte superiore dei costumi e quindi tendo ad aumentare la taglia perché ho paura poi di scoppiarci dentro. In realtà in questo caso la L era un po' eccessiva, infatti questo assolutamente va dalla sarta perché è uno tra i miei costumi preferiti che ho ricevuto. Di questo bel color khaki, marroncino, senap... no, non è senap... mi sa
che è un color khaki. Vabbè, avete capito, lo state vedendo, ecco. Tutti i volan, il buchetto qui sopra la pancia, anche il dietro mi piace, fatto, mamma mia, fatto così con la chiusura per la parte superiore e il sotto. E così, questo vedete non è esageratamente grosso, si riesce a modellare bene sul sedere e mi piace da morire come sta addosso, la scollatura e tutto. Forse questo è il mio preferito, sì, presumo sia assolutamente il mio preferito, è anche uno di quelli che secondo me mi sta meglio come taglia e la più azzeccata. Allora, cominciamo dalla parte di sotto, che è una mutanda a vita alta, tutta quadretti, così vichy, con il fiocchetto che fa tipo cintura. Dovete sapere che io sono ossessionata dalle cinture a vita. Io tutti i vestiti, ma tutti, li chiudo con le cinture sulla vita, è proprio una cosa che mi fa impazzire, quindi figuriamoci in un costume, una cosa un po' inusuale da vedere. Stesso discorso, mutanda un po' grossina, però sta nel mood della mutanda vita alta. La parte di sopra è meravigliosa, è troppo troppo bella, è fatta così. Anche questo è assolutamente un crop top con cui uscirci, della stessa fantasia, insieme a questi stanno benissimo, cioè questo è veramente il mio preferito. Sarà che ho un debole per il bianco e nero, ma no, non avete idea di quanto io ami questo costume. Sempre stile retro, due pezzi ma che sembra un pezzo solo. La parte... questo complicato, leggermente complicato, ma ok, ci siamo. La parte di sopra è fatta così, trovo che stia molto bene addosso questa parte di sopra, anche se è un po' piccolina per me, però neanche eccessivamente. Fatta così, con i volan, lo scollo a V, dietro a questo scollo all'americana, e poi soprattutto ci sono tutti questi laccetti che si possono un po' regolare come meglio si crede, si vuole. Il colore è bellissimo, mi piace tanto 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 questo blu, come è abbinato sotto con questo mega mutandone. Questo è un po' grande, devo essere sincera. Questa parte sotto forse non mi fa tanto impazzire, perché davanti ha tutta anche questa arricciatura e mi sa un po' di pannolone. Proprio, se devo essere sincera. Quindi nel complesso mi piace tantissimo. Se dovessi analizzare soltanto la mutanda, tanto 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 grossa. Però, ripeto, essendo a vita alta ci sta un po'. Mamma mia, questo quanto lo amo. Ma vedete, sto dicendo che amo tutti questi costumi, ma perché è così. Anche di questo ho preso una L, perché sono una deficiente. Anche lui un po' largo mi sta, ma per forza ho preso una L. Cioè, contate con una taglia 38-40. Una L. Meraviglioso. Questo qui segue un po' il trend del momento sui costumi, cioè i costumi barra lingerie. Con tutto questo pizzo sul davanti, poi ripeto, il bianco e nero per me è imbattibile. Scende semplice, così. Anche il dietro, ah sì, vedete tutto, vedete proprio tutto. Il dietro è così, molto semplice, appunto la particolarità è questa parte davanti tutta pizzata e questa scollatura che va ben oltre il seno, ma che tiene tutto al proprio posto, anche perché ci sono tutti gli elastici qui sotto che mantengono. C'è una simile imbottitura in tutti questi costumi, ci sono queste coppette che eventualmente si possono togliere, si possono tenere, si può fare un po' quello che si vuole, e niente, tutte queste intrecciature sul davanti le amo. Stiamo arrivando alla fine, prima vi faccio vedere quest'altro e per ultimo lascio, penso, il più particolare e uno di quelli anche che amo di più in assoluto. Questo qui apparentemente può sembrare molto semplice. Cioè, questo costume intero, fatto così, interamente nero, con questi volan rosa sulle spalle, ma poi se giro i volan sono su tutto il corpo, su tutta la schiena, e sono veramente belli, cioè sono corposi, non sono quelli svolazzanti. Ho visto questo costume anche da altre parti, ma... molle, non lo so, mi sanno di costumi che non reggono nulla, che appena ti bagni con l'acqua diventano trasparenti, costumi che sembrano quasi dei body,
No, il costume secondo me deve essere corposo, deve aderire al corpo, deve essere bello importante in modo da essere sicuri, ecco. E questi costumi onestamente mi danno molta sicurezza. Mi piace anche lo scollo a V, che non è solito dei costumi interi. Solitamente i costumi interi sono quelli anni 80-90, tipo così, con lo scollo rotondo. Ultimo, 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 ma non assolutamente per importanza, perché la fantasia è meravigliosa, ma soprattutto la parte di sotto la amo, perché è sempre un costume, una mutanda a vita alta, ma ha questi cutout, quanto sono professionale addirittura con questi termini, che fanno vedere una parte del fianco, così mi piace tanto, 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 tanto. State tranquilli, non fa effetto salame. Perché avevo un po' l'ansia. Però nonostante questo mi sia giusto, mi sia strettino, quindi non mi è largo, non fa effetto salsicciotti. Certo bisogna prendere la propria taglia, però questo qui per esempio cos'è? Una M. Yes, una M. La fantasia quanto è bella, super floreale, super estiva. E la parte di sopra sembra un po' un top sportivo. Così, quest'anno va tantissimo di moda questo modello di reggiseno, ci sono anche quelli tutti lurex, mi mancano, quelli lurex tutti glitterati così mi mancano, devo comprarne uno, soltanto che mi è volato, dicevo, soltanto che quest'anno faccio veramente pochi giorni di mare, di sole in realtà, quindi ho già tutti questi costumi, mi scoccia comprarne altri. Comunque niente, nel complesso risulta molto molto bello e particolare. Ed era l'ultimo, ma che peccato, avrei voluto farvene vedere altri 20 così, non sarebbe stato male. Nel complesso mi sono piaciuti tutti tantissimo, certo fossi stata più furba, avessi preso taglie migliori sarei stata ancora più felice, mentre adesso devo andare dalla sarta, farli aggiustare di qua, farli aggiustare di là, però io perché sono particolarmente perfezionista, perché li avete visti indosso, cioè non sono assolutamente estremamente grossi, tranne giusto qualcuno, o estremamente immettibili, però visto che se bisogna fare le cose, bisogna farle bene, voglio farmi riprendere e magari appunto farmi sgambare un po' qualche mutanda che è eccessivamente grossina. Quindi io spero di avervi fatto scoprire un sito nuovo, ditemi se lo conoscevate, se ordinerete qualcosa. Io vi mando un grossissimo bacio e mi raccomando, attenzione perché questa settimana altri 2 video. Poi piove, altro che estate, nevica. 3 video a settimana, che succede Carla?